primo tempo abbiamo tenuto testa, allora comunque era una buona squadra. Secondo me è la migliore vista fino adesso. E poi siamo riusciti a trovare gol con una bella azione. E niente, poi dopo il secondo tempo abbiamo fatto un altro gol. Peccato aver subito quello subito dopo il nostro, che altrimenti poteva essere pure un'altra partita. Invece hanno trovato subito il gol e loro giustamente hanno cercato di spingere. E peccato che non ho fatto il terzo gol lì, altrimenti era chiusa prima la partita. Bene, tanto il ruolo mio più o meno è quello. E niente, siamo riusciti a ripartire dai qualche volta, soltanto che eravamo troppo bassi, però ci sta, dai, l'importante è aver vinto perché era importantissimo oggi. Pregustavi il gol lì in quella serpentina. Sarebbe stata la ciliegina, l'esordio, un gol così. Un po' centrale è uscito questo. Io ho tirato la botta sicura, dai, il portiere è stato anche fortunato, penso. Se l'hai trovato addosso. Sì, addirittura l'ha bloccata, ma non so come abbia fatto. Miracolo ha fatto, però vabbè. Come ti senti a livello di condizione atletica? Quanto sei lontano? Pensavo di stare meglio, sinceramente. E poi a livello di ossigeno proprio, di resistenza. Però dai, adesso cerchiamo di lavorare. Penso, ogni settimana che passa penso di stare sempre meglio. Magari crescere con minutaggio, col mio apporto che posso dare durante la partita. Quando il mister scherzando ti ha definito che sei un dilettante per i festini Se estivi, non ci sono trascorso. voi credete al mister, siamo messi bene. No, no. No, il mister era una battuta quella, andò. Tutto a Appena si posto. partecipava.